Grazie Presidente, ringrazio anche l'assessore che ci ha fornito lo spunto per aggiungere un punto importante nelle premesse che riguarda la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Può sembrare un formalismo, ma è una questione sostanziale. Sebbene nelle premesse del testo richiamare questa convenzione che difende i diritti dei minori, ma in particolare all'articolo 23,3 dispone che i minori di età con disabilità abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, e che è quello che noi cerchiamo di fare con questo regolamento. Non ci possiamo chiaramente sostituire agli organi centrali, non possiamo riformare la scuola, ma quello che nelle prerogative dell'ente locale possiamo fare lo stiamo facendo. E pertanto ringrazio ancora l'assessore e manifesto il nostro voto positivo all'emendamento numero 2. Grazie. A lei.